35esima giornata di Serie B e Almenti e Vicenza-Perugia. Passano 90 secondi e Cavion pesca in verticale e Zonta che penetra in area e crossa basso verso Diò, gelido nel battere Cicizzola per l'immediato vantaggio ranerossi. Il Perugia però è vivo e al 17esimo un sontuoso corner calciato dallo specialista Burrai trova l'imperioso stacco di Curado che trafigge Contini all'angolino per il pari Perugia. Ad inizio ripresa invece è Matos a mettere una gran palla in area per l'inserimento di Segre che con una precisa torsione aerea firma il gol partita. Nel finale il forcing vicentino sbatte su Cicizzola e il Perugia è ora a tre turni dal termine a soli 3 punti dai playoff. Lunedì 25 aprile posticipo serale al Curi contro il Parma. Sono 3 partite, non è finito niente. Domenica ci abbiamo una finale Perugia-Parma e Perugia domenica può venire al Curi a incitare la squadra perché è una grande partita e abbiamo bisogno dei tifosi. Quasi 100 pazzeschi minuti, invece quelli tra Ternana e Frosinone liberati, con palline attive subito determinanti. Al 9° da corner di Ciano c'è la sponda aerea di Gatti per il tocco vincente sotto misura di Roden e vantaggio Ciociaro, ma al 21esimo dall'angolo di Partipilo il tuffo d'angelo di Proietti sul primo palo batte Minelli per il pari rossoverde. Poi è il turno delle autoreti, al 27esimo altra assistenza al bacio di Partipilo per l'incornata colpo sicuro di Donnarumma, sfera che incoccia la traversa, finisce sulla schiena di Minelli e rotola in porta per il vantaggio Fere, ma al 36esimo un altro velenoso corner di Ciano viene deviato da Bogdan che beffa in maniera involontaria quanto esiziale Iannarilli per il 2-2 che chiude la prima frazione. Ad inizio ripresa Palumbo avanza sino al limite dell'area, mancino radente che si insacca all'angolino per il nuovo vantaggio Ternana. Al minuto 64 però Zerbin trova in area Gatti che da difensore si trasforma in centravanti di razza difendendo palla spalla alla porta sulla marcatura di Bogdan per poi girarsi e calciare in un fazzoletto con Iannarilli che non riesce a deviare il pallone per il pirotecnico 3-3. Finita tutt'altro perché al 77esimo da rilancio lungo Pettinari, da poco entrato per Martella, si libera della marcatura di Sciminski e da posizione decentrata con un sublime tocco sotto batte ancora Minelli per il 4-3 del team rossoverde. 94esimo minuto, dagli sviluppi di un corner la palla arriva sul vertice destro dell'area dove Tribuzzi, subentrato a Lulic, entra in contatto con Partipilo e cade a terra. Per l'arbitro Ivan Robi lotta di Sala Consilina e calcio di rigore tra lo stupore prima e le proteste poi degli umbri. Dal dischetto Novakovic timbra il definitivo 4 pari. Il Frosinone resta nei playoff ma con soli 3 punti di vantaggio sul Grifo, mentre la Ternana, che il 25 aprile è attesa a Benevento, abbandona le speranze post-season fra tanta amarezza e rabbia per il discusso penalty concesso ai ciociari dal fischietto campano. Questo è un arbitro che è stato un anno fermo perché era stato ritenuto non adeguato ad arbitrare. Dopodiché questo signore ha fatto un ricorso e è stato rimesso ad arbitrare da circa 3 partite. Quindi io non mi arrabbio con lui, anche perché gli ultimi 20 minuti sono stati indirizzati, si è visto dove voleva andare l'arbitro, e il rigore inesistente è solo una conseguenza degli ultimi 20 minuti di partita. Quindi io non mi arrabbio con questo arbitro, mi arrabbio con chi ce l'ha mandato, che sapeva benissimo che era, poteva essere un arbitro non all'altezza della situazione.